durante scavi effettuati dalle autorità israeliane, lungo la via Sultan Suleiman a Gerusalemme, è stata scoperta una misteriosa impronta di mano. Scolpita nelle mura di roccia del fossato, insieme ad alcuni resti. Zubair Adawi, il direttore degli scavi, ha rivelato che la strada trafficata in cui ci troviamo, è stata costruita sopra un fossato immenso, largo almeno 10 metri e profondo tra i 2 e i 7 metri, scavato nella roccia. Questo fossato, che circonda l'intera città vecchia, risale a circa 1000 anni fa, ovvero al X secolo d.C. o poco prima, ed era stato costruito per impedire all'esercito nemico di avvicinarsi alle mura e di entrare nella città durante l'assedio di Gerusalemme. Sebbene i fossati pieni d'acqua fossero comuni in Europa grazie all'utilizzo delle fortificazioni e dei castelli, qui il fossato era asciutto, ma la sua larghezza e profondità costituivano un ostacolo significativo che rallentava l'attacco dell'esercito. Il dottor Amit Rehm, direttore regionale di Gerusalemme presso l'autorità israeliana per le antichità, ha evidenziato che le mura di fortificazione precedenti che circondavano l'antica città di Gerusalemme erano molto più maestose. Durante l'era delle battaglie dei cavalieri, delle spade, delle frecce e della cavalleria in carica, le fortificazioni di Gerusalemme erano molto forti e complesse, poiché comprendevano mura e altri elementi che riuscivano a tenere a bada grandi eserciti che attaccavano la città. Gli eserciti che tentavano di conquistare la città, nel Medioevo, dovevano attraversare un fossato profondo e, dietro di esso, vi erano altre due spesse mura di fortificazione. Nel frattempo, i difensori della città, sulle mura, lanciavano fuoco e zolfo sui loro nemici. In aggiunta, c'erano anche tunnel segreti all'interno delle fortificazioni, alcuni dei quali scoperti dagli archeologi dell'autorità israeliana per le antichità, in precedenti scavi, che permettevano ai difensori della città di emergere dal fossato e attaccare il nemico di sorpresa, per poi ritirarsi in città. Gli storici che accompagnarono la prima crociata descrissero l'arrivo dei crociati alle mura di Gerusalemme nel giugno del 1099. Dopo un lungo e faticoso viaggio, si fermarono di fronte all'enorme fossato e solo dopo 5 settimane riuscirono ad attraversarlo, subendo pesanti perdite sotto il fuoco dei difensori musulmani ed ebrei. Elias Cuzzido, il direttore dell'autorità israeliana per le antichità, ha dichiarato che le fortificazioni di Gerusalemme rappresentano una testimonianza silenziosa dei sogni e delle lotte di molte persone. Grazie ai reperti archeologici, è possibile rivivere gli eventi drammatici che hanno caratterizzato la storia della città e immaginare il caos e il fumo delle battaglie. L'autorità continua a scoprire la storia militare intensa di Gerusalemme e farà ogni sforzo per mostrare i reperti al pubblico.